grande calendario è stato realizzato dal comune di Gela, ma interessa esclusivamente la città. La zona di Mambria è stata completamente dimenticata e i residenti fanno un appello. Se guardiamo il calendario dell'estate gelese, vengono menzionati tutti i quartieri o la maggior parte dei quartieri. Naturalmente Manfre e Roccazzelle non esistono. Come ogni anno, io e Marco abbiamo pensato di organizzare dei giochi in spiaggia per ravvivare un po' l'ambiente e soprattutto per rallegrare i bambini, perché giuro che da settembre cominciano le telefonate dei bambini, figli di amici, eccetera, eccetera. Marco, Peppe, quando facciamo i giochi in spiaggia? Perché comunque i bambini passano una mattinata bellissima, spensierata. Ci divertiamo tutti perché poi intervengono gli zii, parenti, amici, vicini. Ci buttiamo in acqua. Ripeto, passiamo delle belle giornate. È un peccato che Mambria non venga menzionata nel calendario dell'estate gelese. Sì, abbastanza. Normalmente un paradiso come qui si deve fare una cosa del genere pure, no? Perché siete in tanti che ogni giorno venite qui in spiaggia o comunque che durante il periodo estivo abitate in questa zona. Sì, abbastanza, sì, sembra ogni anno sempre stessa spiaggia, sì. E che non ci sono questi eventi quest'anno, un pochettino triste, no? Non c'è nessun tipo di animazione, salvo se il signore Passanete Giuseppe e Marco Labate, coloro che fanno qualche cosa qua annualmente, solo per loro c'è qualche cosa di animazione per i bambini, ma di altro non ce n'è proprio. C'è di tutto e di più, di macchine parcheggiate dappertutto, e no, anche per quanto riguarda la sicurezza, se c'è qualcuno che magari ha bisogno di un soccorso o qualcosa, rischia anche di non uscire dalle strade, perché c'è un parcheggio selvaggio di quelli inaudite, e quindi ci vorrebbe un po' di controllo. Per quanto riguarda la sicurezza, grazie ad alcuni dei residenti di Mantria, hanno abbellito anche la parte iniziale della spiaggia con delle piante, perché le auto venivano parcheggiate fin qui, quasi sulla passerella. Ma dobbiamo anche dire che la passerella purtroppo è fatta a metà, non arriva giù, e ci sono dei disabili che vivono qui, soprattutto nel periodo estivo, che non riescono ad andare giù in spiaggia e quindi rimangono qui fermi a guardare da lontano il mare, oppure qualche volta chiamano a me, a Giuseppe, e li aiutiamo ad arrivare in spiaggia. Non dico solo a me, anche altre persone, però spesso chiamano noi due, ci prendono come i responsabili di Mambria per qualsiasi cosa. Quindi chiediamo anche questo, un po' di ascolto, un po' di ausilio in più per quanto riguarda anche i disabili e per coloro che hanno dei problemi a poter andare a mare.